Questa che è stata considerata come due comuni, Spezia e Erici. Ora, da questo punto di vista qua, quello che viene fuori dallo studio Sentieri è importante, perché ci dice che, come in altri siti, anche nel sito così nominato Pitelli, giusto appunto, ma che comprende Spezia e Erici, ci sono degli incrementi di patologie. Sono venuti fuori degli incrementi di patologie anche tumorali del polmone, ad esempio, che negli studi epidemiologici invece condotti dall'osservatorio provinciale, dall'osservatorio dell'ASL, non c'erano. Un difetto dello studio Sentieri da questo punto di vista è quello di avere una dispersione di dati enorme, cioè prendendo in considerazione tutto il comune di Spezia, direi 116.000 abitanti, è ovvio che quello che viene fuori non è sufficientemente mappato, no? Perché le aree di ricaduta, tanto per cominciare ovviamente di una cosa come la discarica, ma anche di tutte le ricadute delle varie fonti di inquinamento, il porto, l'Enel, il traffico, perché no, eccetera, è chiaro che ricadono più in certe zone che altre. E qui ci sono degli studi che vecchi, diciamo, ma importanti, degli anni del 2000-2001, che avevano preso in considerazione almeno due fonti. Una Renner aveva dimostrato che appunto che c'erano degli aumenti di tumoralità addirittura a Porto Venere, nelle donne di Porto Venere, oltre che nella quinta circoscrizione. Con una mappatura fatta bene, sufficiente per dimostrare che ci poteva essere proprio questa correlazione dovuta allo spostamento dei venti, no, degli inquinanti. E l'altro proprio invece sulla zona, sulle aree di Pitelli, Puglio, eccetera, che riguardava l'inquinamento da piombo, va bene? Quindi l'incidenza di anemia saturnina, cioè di danni, diciamo, da piombo. Quindi qualcosa che poteva avere a che fare, giusto appunto, forse soprattutto con i tarpioni, e che aveva dato appunto, aveva portato addirittura a vietare le coltivazioni nell'area attorno, diciamo, nei comuni attorno alla discarica. Dal 2001, malgrado le richieste che facciamo come Medici per l'Ambiente e poi anche come Commissione Ambiente, indagini mirate a stabilire una correlazione tra fonte, mettiamo, no, dispersioni da discarica o Enel o porto, eccetera, e incidenza di patologie in certi territori maggiore che in altri, non ce ne sono state più. Noi stiamo chiedendo ovviamente quegli studi epidemiologici, chiaramente l'aspetto sanitario in queste questioni, anche dal punto di vista legale, è molto importante, ok? Io spero, e noi parteciperemo ovviamente a tutte le iniziative che si faranno come Medici per l'Ambiente, a tutte le iniziative che si faranno sul piano normativo, tutte le contestazioni, i ricorsi che si possono fare. Però come avete visto, spese, come avete visto anche con Taranto, no? Con Riva, poi se e quando c'è invece un'emergenza sanitaria o perlomeno una dimostrazione di un'incidenza maggiore di patologie, lì allora forse le procure si muovono o si muovono più facilmente. Qual è la situazione? Queste sono questioni che ovviamente non riguardano tanto le normative o le indagini nazionali quanto quello che si fa a livello locale. E qui va detto che, malgrado la richiesta di questi studi epidemiologici che facciamo da anni, non si è mosso niente. È dal 2007 che non viene pubblicato niente, pubblicato quindi come studio sulle incidenze soprattutto di malattie tumorali e ambiente correlate. Sono venute fuori degli aumenti nel primo distretto per le leucemie e i linfomi, nel secondo distretto per i tumori del sistema nervoso centrale, mentre ovviamente Valdivara e Riviera stanno decisamente meglio, come era possibile aspettarsi. Malgrado che appunto che erano venute fuori quindi questi studi, no? Quindi quelli che vi citavo prima su certe malattie, su certi tumori e ambiente correlati, quelle delle indagini epidemiologiche dell'ASL su altre tumoralità, non è stato fatto più niente di mirato, ma neanche ci vengono dati i dati che sono già stati elaborati fino al 2006 e che sono pronti da un anno e mezzo circa, dal novembre del 2011 era stata promessa la pubblicazione dai primi del 2012. Passa il tempo, abbiamo richiesto dai giornali a lettere, ovviamente stamattina ho mandato un'altra lettera alla ASL, per carità il servizio epidemiologico dell'ASL
è veramente encomiabile, va bene, perché con due persone riescono a fare delle indagini comunque che sono in linea, diciamo, con quello che vengono fatte in altri posti dove i soldi, i finanziamenti, il personale è molto maggiore. Ho mandato stamani una lettera all'assessore all'ambiente, alla direzione della RAS, eccetera, per chiedere almeno i dati di mortalità complessiva diviso per circoscrizioni e comuni, perché quello che ci interessa è vedere cosa succede, appunto, no, in circoscrizioni particolari, visto anche quello che appunto era stato dimostrato prima. Questo malgrado che appunto questi studi sono già pronti e era stato promesso l'ultima volta in occasione del convegno scientifico che c'è stato in Sala Dante su Renner, sul carbone, eccetera, lo stesso assessore ne aveva si era premurato di dire che erano già partite dei finanziamenti per ulteriori studi e che sarebbero stati pubblicati al più presto. Ovviamente siamo a febbraio, è passato altri tre mesi e non si vede niente. Su questo aspetto è chiaro che viene ovviamente in mente che ci siano prima da aggiustare alcune situazioni, va bene, poi forse vedremo pubblicati almeno i dati che riguardano la nostra salute. Io li conosco, no, perché chiaramente tramite la Commissione Ambiente ho avuto la possibilità di partecipare anche a qualche tavolo e ci sono appunto, ancora una volta, sono confermati praticamente le cose che erano venute fuori, con dei numeri ovviamente più massicci, e i numeri qui contano. Ora quindi quello che si può fare è andare avanti e cercare di portare avanti queste iniziative, e dall'altro continuare a chiedere, pretendere, no, almeno i dati, quelli che non ci sono e che vanno cercati, perché se vogliamo fare qualcosa di significativo all'interno di un territorio va saputo almeno, è possibile, non sono studi terribili, è sempre stato portato come obiezione il fatto che ci vuole tanto tempo e tanti soldi. Poi abbiamo visto per quello che riguarda alcuni studi, per quello che riguarda Porto Torre oppure Vado, eccetera, che con 6 mesi e 20-30 mila euro si riescono a fare degli studi che ci danno delle correlazioni tra fonti di inquinanti e numero di patologie. Bisogna chiedere, continuare a chiedere, bisogna chiedere, o pretendere perlomeno che vengano pubblicati quelli che ci sono già. Sulla base di questo, se no bisogna fare le cose per conto nostro, cerchiamo di fare anche questo. Adesso appunto riprenderemo alcune cose dello studio Sentieri insieme a qualche collega dei medici per l'ambiente dell'Istituto Tumori di Genova, per tirare fuori appunto qualche dato che possa ancora una volta avvalare il fatto che qui, in certe zone soprattutto, c'è un rischio sanitario maggiore. E il fatto di dimostrare quanto questo possa dipendere dai perforati di una discarica oppure dalle emissioni di polveri dell'Enel, questo è una questione che va affrontata in termini metodologicamente indubbiamente più impegnativi. Però ancora una volta, se riusciamo a portare dei dati comunque di un aumento di mortalità, di un aumento di incidenza di certe patologie, può darsi che almeno le procure, visto che le amministrazioni non si sono mai mosse da nessuna parte, mi sembra, va bene, direttamente, almeno a livello di ricorsi e di sostegno, diciamo, sanitario, a quelle che appunto sono le iniziative a livello legale, si spera di riuscire a fare qualcosa. Quindi questa, diciamo, quello che si può pensare è dal punto di vista sanitario fondamentalmente è questo. Grazie.